l'unica sua fonte di reddito è questa cassa integrazione che stiamo andando avanti da più di un anno e che si aggira su 750-800 euro al mese. Il Consiglio metropolitano di Torino ha ascoltato in un'audizione aperta al pubblico una delegazione dei rappresentanti dei lavoratori dell'ex Embraco di Riva Presso Chieri, che ha sollecitato l'impegno delle forze politiche e degli enti locali per la reindustrializzazione del sito e per l'individuazione di un soggetto serio che possa portare avanti l'operazione. I dipendenti della ex Embraco si sentono presi in giro dalla multinazionale israeliano-cinese che aveva promesso l'anno scorso investimenti che non si sono mai concretizzati, a danno di dipendenti che devono sopravvivere con i 750 euro dell'indennità mensile di cassa integrazione. I lavoratori Embraco in crisi oggi dai banchi del Consiglio metropolitano hanno fatto un appello alle istituzioni, non tanto alle nostre locali che sono vicini, ma al governo nazionale. Il 2019 in Piemonte, nel nostro territorio metropolitano, si conclude con una serie, purtroppo, di crisi aziendali. Sì, molte di queste crisi sono aperte da anni, quindi purtroppo si evidenzia il fatto che il nostro territorio ha subito più di altri la crisi che c'è stata ormai circa 10 anni fa, forse di più. A livello di territoriale volevamo esprimere la vicinanza del Consiglio metropolitano e tutti i sindaci, in tanti che anche con me sono venuti lì appunto davanti ai cancelli di Embraco. Oggi c'è un tavolo al Mise molto significativo che speriamo possa avere un esito positivo e oltre a esprimere la nostra vicinanza ovviamente abbiamo dato disponibilità rispetto a costruire strumenti di supporto, anche se le leve politiche non sono qui, ma di supporto e vicinanza anche in seguito all'esito del tavolo di oggi pomeriggio. Come diceva Sandro Pertini, un famoso discorso di fine anno dell'81, io credo nel popolo italiano, un popolo generoso, laborioso, lo chiede che il lavoro, una casa e poter curare la salute dei proprietari. Non chiede quindi il paradiso in terra, chiede solamente quello che dovrebbe avere ogni popolo. Grazie per tutto, vi auguro buone feste di fine anno e buon Natale.